Mi accerto di essere in diretta, anzi lanciamo il promo disco. Promo disco, la musica da promuovere per giovani talenti. Giovani talenti. Perfetto, abbiamo fatto partire il nostro promo disco e ne approfitto per salutare gli amici social, insomma, un modo anche siete mancati, bello ritrovarmi con voi e vi auguro, insomma, voi attraverso la musica siete stati davvero bene in compagnia di Radio Gela Express. Io sono super felice anche perché oggi apro questa diretta di Spazio Intervista in Molibit con un amico speciale che tra l'altro è un collega, perché insomma ho avuto modo di presentare con lui un evento molto bello che è una vetrina per Caltagirone, e stiamo parlando di Voce in Capitolo. Ne approfitto, saluto anche Piero Coffano, ma con me Marco Spataro, gli do il ben trovato. Ciao Molly, ciao ascoltatori di Radio Gela Express. Ciao Marco, mamma mia che bello vedete, insomma chiaramente non ti nascondo l'emozione, è altissima e sono contenta perché insomma finalmente abbiamo la possibilità di condividere con gli amici di Radio Gela Express questo inedito che davvero fa battere il cuore molto molto forte, parte di me. Vogliamo in qualche modo, ecco, conoscere qualche piccola curiosità, ma nel frattempo, ecco, diciamolo, insomma tu sei un artista proprio poliedrico, fai davvero di tutto, dai musical, teatro. Non manca niente il tuo percorso. Sì, cerco insomma sempre di sperimentare, di crescere insomma professionalmente, quindi insomma come già hai detto tu, hai anticipato, mi piace molto dilettarmi insomma nel mondo del canto, così come nel mondo della recitazione del musical e poi insomma negli ultimi anni nel mondo della conduzione, anche grazie anche televisiva della... diciamolo, anche nella conduzione anche televisiva. Quindi, sì, insomma, esatto. Veramente un percorso che tra l'altro serve, insomma ci dà quell'esperienza in più che ci fa capire insomma come funziona il mondo dei media, quindi questo sicuramente ci dà quel tocco in più di esperienza che ci permette di capire di stare ancora più vicini alla musica, secondo Benissimo. Me e parte di me che già fa battere il cuore, dicevo, perché insomma è da un po' che è uscito. Esattamente quando è uscito questo inedito, Marco? Aiutami. Sì, il 16 di agosto, ecco. Subito dopo Ferragosto. Perfetto, dal 16 di agosto ovviamente è diventato un tormentone, perché insomma, le parole di questo brano sono toccano il cuore direttamente, quindi parliamo di cambiamenti, ma parliamo anche di amore in un certo senso. Sì. Allora diciamo che questo brano è un brano che è frutto della maturità, insomma, mia personale a livello cantautorale, a livello testuale. E sì, ha una doppia dedica in realtà. Da una parte il tema della musica, mia profonda compagna di vita, e d'altra parte il tema dell'amore, quindi di valorizzare la coppia, l'amore, diciamo, a 360 gradi, evitare di farsi distrarre da quelle, diciamo, superficialità che talvolta mettono in difficoltà, insomma, un rapporto di coppia ben saldo. Cioè, avete capito, insomma, non è facile questa tematica, ma con la tua voce, con questo sound che tra poco ascolteremo, capiremo tantissimo. Però intanto vado sui social, salutiamo gli amici che ci hanno raggiunto, quindi salutiamo Kevin, dove dice buongiorno Molly, Marco e tutti gli amici di Radio Gela Express e Vittoria Express. Domanda all'artista: come è nata la passione per la musica? Cosa rispondi, Marco? La passione della musica è nata esattamente 20 anni fa con le prime insomma canzoni dello Zecchino d'Oro, però diciamo che l'arte, la musica è un qualcosa che accomuna tutta quanta la mia famiglia, quindi insomma un percorso comunque sempre fatto di tanta crescita, di tanto studio, e siamo arrivati fino a dove siamo arrivati insomma. Quindi ragazzi, importantissimo lo studio, questo mi è piaciuto che lo hai sottolineato, perché il percorso di un artista non può assolutamente mancare. Ne approfitto, salutiamo anche Christian Schaus della scuola di canto e musica Harmonious di Gela, sempre presente, sempre pronto a sostenere gli artisti. Gabriel Gori, abbiamo ascoltato a Spazio Interviste la voce di Gabriel Gori con un capolavoro nei bar, insomma lui è bravissimo, gli mando un grande abbraccio. Allora dice Kevin: ma ho visto che su Instagram che è anche conduttore, si
sì, Kevin, l'abbiamo appena detto, veramente un artista tutto tondo, quindi lo possiamo confermare. Non sono mancati ovviamente i casting, i primi premio ad eventi Canore, insomma devo dire che ripeto, Marco Spataro e loro, sottolineo, non si fa mancare davvero nulla, anche se è una persona molto umile e come giusto che sia, e quindi continua a fare il suo percorso. Niente, noi siamo trepidanti, davvero abbiamo voglia di ascoltare insieme a te Parte di me, e dove possono ascoltarlo, tra l'altro è uscito anche il videoclip, e ti faccio i complimenti perché è davvero bellissimo. Chi vuoi ringraziare? Voglio ringraziare in prima persona Felice Primitera, che ha ovviamente realizzato interamente con la sua, diciamo, professionalità questo videoclip, che è stato girato a Caltagirone e anche appunto a Gela presso il lungomare, e poi ringrazio anche per la collaborazione Letizia Galesi, che comunque è andata anche lei degli spunti, la Naif, insomma, il nostro Felice, la nostra Letizia, cioè, è bellissimo quando si crea questa sinergia, questa collaborazione tra noi, tra artisti, e io dico noi, no, mi ci metto io perché voglio dire stonatissimo, potrei che passare solo musica, come ben sai. Bene, a questo punto insomma gettoniamo questo Parte di me, e cercatelo su YouTube, mettete un like, tra poco condivideremo anche questo videoclip, quindi se siete curiosi di vedere quale parte di Gela hanno rappresentato, quale parte di Caltagirone, ben restate con noi o visitate anche la nostra pagina Facebook. Marco, io sono pronta, ovviamente non nascondo la felicità che provo nell'averti avuto con noi, ovviamente spero di averti anche in studio prossimamente, ma intanto, intanto complimenti per questo brano straordinario, siamo pronti ad ascoltarlo, ti aspettiamo sempre qui sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express. Parte di me, Marco Spataro, alla prossima. Il sole è già stupendo e il mare sembra calmo, sembra che ci venga incontro proprio come un uragano. Non aspettare, faccio tardi, il tempo scorre in fretta. Su, prendi la tua borsa e così partiamo. Ma dimmi se tu vuoi, ricominciare ad amare, perché domani non ci sarò. E allora lasciati andare, perché il tempo se ne va. Distrazioni e paure confondono il cuore e l'anima. Cos'è questo silenzio? Ci invade ogni giorno. Non vedi, stiamo insieme e non voglio essere solo. Perché va via da me? Quella chat può aspettare. Noi siamo una sola cosa e il resto non conta. Ma dimmi se tu vuoi ricominciare ad amare, perché domani non ci sarò. E allora lasciati andare, perché il tempo se ne va. Distrazioni e paure confondono il cuore e l'anima. Ti prego non scappare, perché sei parte di me. Se tu vuoi
ricominciare ad amare, perché domani non ci sarò. E allora lasciati andare, perché il tempo se ne va, e distrazioni e paure confondono il cuore e l'anima. Ti prego non mi lasciare, e niente amici, davvero insomma questa canzone sicuramente sarete d'accordo con me, entra proprio nell'anima, bellissima, complimenti a Marco Spataro, cercatelo, sostenetelo, ovviamente ve lo ricordo Parte di me, tra pochissimo andremo anche a postare ovviamente il videoclip di cui abbiamo parlato, dove lo ha sottolineato, è stato in parte insomma comprende delle riprese che riguardano Caltagirone e poi alcune che riguardano Gela, chissà quale parte di Gela che noi conosciamo è andato insomma ad estrapolare, e sono contenta che ci sia anche questo piacere di far vedere i luoghi della nostra terra, questo è molto molto bello. Ancora complimenti a Marco Spataro e saluto gli amici che hanno seguito questa diretta, ovviamente in modo particolare Christian, Sasso, Kevin e ancora Gabriel e tutti gli amici che ovviamente hanno il piacere adesso vado a vedere di salutarli anche durante questa diretta. Io ritorno oggi, ho una voglia di parlare pazzesca, perché ovviamente il piacere è quello di salutarvi e di augurarvi un buon sorriso, ritorno in diretta, quindi se volete stare con me fino alle 13 www.radiogelaexpress.it, Molly Beat, programma radio, chiusura del promo disco. Promo disco, la musica da promuovere per giovani talenti. Giovani talenti. Molly Beat con Molly Narciso, più spazio alle parole, più spazio alla musica. Radio Gela Express.